Bella ragazzi, qui è Ghiotto, non perdiamoci in chiacchiere, oggi un video importantissimo, lo aspettate, me l'avete chiesto in tanti su Instagram, mi raccomando seguitemi, primo link in descrizione Vi lancio anche una sfida, 300 like nella prima ora su questo video dall'uscita e stasera vi porto anche il post partita di Olanda Italia Ma oggi ragazzi c'è da parlare di Francesco A Cerbi. E mai mi sarei aspettato di parlare di acerbi in modo negativo, di queste cose, di dichiarazioni fuori luogo. Perché sappiamo tutti, l'uomo è il giocatore che è acerbi e ce lo ha dimostrato in questi anni. Quindi io qua non voglio puntare il dito su Acerbi, un giocatore non può passare da idolo fino a 24 ore fa, adesso a traditore, eccetera e manteniamo sempre un certo equilibrio nei giudizi, nella vita si può sbagliare come tutti. Quindi certo è che adesso andremo a approfondire la questione e forse Acerbi ha sbagliato in questo caso, ma facciamo un attimo una sintesi di tutto. Allora, questa sera, come intitola il messaggero, Acerbi, clamorosa rottura con la Lazio. Calma, calma, perché secondo me sono sempre dichiarazioni, articoli di giornale molto pompati per fare audience, quindi calma. Acerbi comunque ha un contratto fino al 2023, quindi non è che è in scadenza adesso, è in scadenza tra un anno. Fino al 2023, quindi due anni e mezzo di contratto, ha 1,8 milioni netti a stagione. Quindi... Nel 2023 Acerbi avrà anche 34-35 anni, potrebbe anche andarsene, cioè, l'importante è che resti adesso e lo titolo ha detto è incedibile. Cosa è successo? Acerbi ha chiesto l'aumento, rinnovo con aumento, ed è giustissimo perché è un giocatore non importante, è fondamentale acerbi per la Lazio. Quindi capisco che abbia chiesto comunque il rinnovo, si parla. Di una richiesta di Acerbi di 3 milioni e mezzo, che sono una cifra, ma lui penso che lo sappia benissimo. Ammesso che sia vero questa richiesta, che sono improponibili perché 3 milioni e mezzo li prende immobile, neanche Milinkovic li prende, neanche lui Salverti. Quindi lo sa benissimo: è un giocatore, un difensore che notoriamente i difensori prendono meno. Anche comunque di una certa età, non può prendere 3 milioni e mezzo, se no non veniva la Lazio, no? Ha ammesso sempre che questa richiesta sia vera. E a Cerbi ha sbottato proprio su questo, perché ieri dal ritiro della nazionale sono arrivate queste parole: Rinnovo? Ho letto delle cose non vere, sia per le cifre richieste, sia per quelle offerte, ha spiegato il bianco Celeste. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. E quindi anche tu, cara Cerbi, non mi devi fare queste dichiarazioni. Le, le cose le devi fare nelle sedi opportune, come tu ci insegni, no? Credo di aver portato sempre rispetto alla società e mi aspetto lo stesso. Mi ha dato fastidio e se questo è l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa. Quindi io qua posso anche capire a Cerbi, perché nel momento in cui tu magari hai fatto una richiesta, mettiamo caso, di aumento, sono state riportate cifre sbagliate, che 3 milioni e mezzo non è vero che tu li hai chiesti, io non lo so, non lo sappiamo. Allora posso capire questo sfogo, anche se magari questo sfogo lo potevi fare in separata sede. Però tu a Cerbi mi puoi dire, eh, però loro lo sfogo l'hanno fatto sui giornali, le notizie sono trapelate sui giornali, quindi io ho il diritto di dare risposte pubblicamente, quindi su questo piano Acerbi può anche avere ragione. Certo, non, non è il momento adatto per fare queste dichiarazioni, noi laziali, tifosi non possiamo essere contenti di questa situazione, però prendiamo atto, io dico una cosa, Acerbi ha il contratto fino al 2023, quindi nel caso l'Inter lo voglia perché dicono ci sia dietro l'Inter e anche sicuramente altre squadre, perché Acerbi è un giocatore che l'unico difetto di Acerbi è la carta identità, perché Acerbi è un giocatore che ormai ha 32 anni, ok? Che i difensori. Ancora, secondo me Acerbi tre anni a ottimi livelli te li può fare tranquillamente, però comunque la carta d'identità non mente, ma nel caso l'Inter deve pagare perché ha un contratto ancora lungo, 2023, quindi parliamo di due anni e mezzo di contratto, quasi tre anni. Quindi dietro a questa cosa dicono ci possa essere appunto un malumore già da mesi perché ricordiamo comunque il posto lockdown di Acerbi è stato molto di sotto delle aspettative, non da lui sicuramente, è una situazione generale della squadra, però sicuramente Acerbi è stato uno. Dei peggiori dopo il post lockdown rispetto all'aspettativa che abbiamo su di lui, rispetto alle prestazioni che ha fatto prima durante l'anno. C'è stato quel litigio col nutrizionista e altre cose. Quindi magari è già un malumore interno che avviene da mesi e adesso è avvenuto questo sfogo. E poi, ripeto, ci potrebbe essere l'interesse di Inter, di Juve, eh, di altre squadre, perché Cerbi, ripeto, l'unico difetto è l'età, però è un giocatore che penso vorrebbero tutti l'Inter in una difesa 3, beh. A Cerbi, secondo me, lo prenderebbe l'ideale, no? magari da mettere a sinistra. Fai De Vry, Acerbi, e dall'altra parte, vabbè, Godin, eccetera. Sarebbe una difesa della Madonna. Però io, lo Tito ha detto, è incedibile, Io non ho paura di perdere Acerbi, assolutamente. Io penso comunque che lui deve, debba essere grato alla Lazio. Si trovi bene e poi, ragazzi, io voglio dire una cosa: cioè, la Lazio gioca la Champions, quest'anno anche per Acerbi gli conviene rimanere, anche perché giocando nella Lazio titolare. Va a giocare in nazionale. Se va all'Inter, magari non sarà titolare fisso sempre, è l'idolo perché alla fine è il punto fermo della difesa. È anche un idolo comunque per i tifosi. E poi io penso che a Cerbia la Lazio si trovi bene, no? l'ha dimostrato in questi anni. Quindi speriamo che sia solo un episodio isolato. Sicuramente non possiamo essere contenti di queste dichiarazioni perché quando escono fuori dallo spogliatoio queste cose. Non è mai un buon segnale, però, dai, io sono convinto che alla fine rientrerà tutto. Quindi, io non voglio puntare il dito né sulla società né su Francesco Acerbi. Sicuramente tutti hanno sbagliato, perché quando escono queste dichiarazioni non è mai bello. Quindi, qualcuno ha sbagliato. Però, dai, stiamo uniti. Non è il momento appunto di pensare a queste cose. Pensiamo a chiudere bene il calciomercato. Ieri abbiamo preso Murici. Trovate il video in alto a destra nelle schede. Anche per Fares dovrebbe essere fatta. Arriverà un video nel caso appunto si, si dovesse chiudere anche per Fares. E poi ovviamente c'è bisogno di un difensore che è una priorità. Centrocampo, non so se faremo qualcosa, forse no. C'è bisogno sicuramente adesso, chiuso l'esterno sinistro, chiuso l'attaccante, di prendere un difensore mancino come richiesto da Inzaghi. Inzaghi, che piccola parentesi, sicuramente. Non sarà contento di queste dichiarazioni di, di Acerbi e della gestione della società. Però, vabbè. Ragazzi, io comunque resto ottimista, positivo. E lasciamo perdere questi titoloni dei giornali. Clamorosa rottura con la la. Cioè, secondo me, bisogna sempre prendere con le pinze queste dichiarazioni dei giornali. Quindi cosa vi chiedo? Condividete il video, i vostri amici laziali, mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Controllate di avere attiva la campanella perché sapete YouTube, no? Ok. È possibile abbonarsi al canale. Trovate il tasto abbonati vicino al tasto iscriviti. Quindi vi aspetto nella mia community. E seguitemi su Instagram, primo link in descrizione. E mi raccomando, 300 like su questo video nella prima ora dall'uscita. E questa sera vi porto il post partita di Olanda Italia che vedrà giocare titolare Ciruzzo in moda. Ciao ragazzi, bella.